Buonasera a tutti e ben ritrovati con la nostra rubrica Un caffè con le psicologhe. Oggi tratteremo la figura dello psicologo nei contesti penitenziari. Lo psicologo penitenziario dà sostegno alle persone sottoposte a restrizioni della loro libertà e al personale coinvolto nelle istituzioni detentive e riabilitative. Il suo scopo è quello di realizzare il principio costituzionale per cui la pena carceraria deve essere riabilitativa e rieducativa, volto al reinserimento sociale del detenuto. Questa è definita dalla legge 348 del 1975 sul personale dell'amministrazione degli istituti di pena. Lo psicologo penitenziario può essere considerato uno specialista, che ha una specializzazione in psicologia giuridica e forense, ma con un focus maggiore sulle dinamiche cognitive, emotive e comportamentali, dei contesti carcerari e del reinserimento sociale. Gli è richiesta una solida formazione in psicologia clinica, sociale e di comunità, ma anche delle conoscenze più in generale in sociologia, antropologia, psichiatria e criminologia. Nel suo lavoro collabora con diverse figure all'interno dell'equipe di cui fa parte il direttore dell'istituto di pena, i magistrati, agenti di polizia penitenziaria, gli educatori, il medico, i mediatori culturali e gli insegnanti. Lo psicologo penitenziario lavora con le persone in carcere o soggette ad altre forme di restrizione della libertà personale per far sì che queste riescano a vivere l'esperienza carceraria come correttiva, il più possibile nel rispetto dei valori della Costituzione, dove la pena detentiva è considerata un mezzo per arrivare al recupero sociale e al reinserimento sociale della persona sul territorio. Fra i compiti dello psicologo vi è l'osservazione scientifica della personalità, la realizzazione di trattamenti specifici individuali per stimolare la volontà di cambiamento nel detenuto e la partecipazione a servizio nuovi giunti. Inoltre collabora anche con la partecipazione al Consiglio di Disciplina Integrato che definisce il regime di sorveglianza specifico per ogni detenuto. E infine può realizzare degli interventi psicologici più individuali per dei casi più di depressione, ansia, rischio di suicidio o disturbi di personalità. Nei contesti penitenziari, oltre a sostenere ovviamente la parte carceraria, quindi i carcerati, può essere anche di sostegno per quanto riguarda la polizia penitenziaria, che è un'altra parte importante all'interno di questi contesti, che ha anche, dato anche proprio la tipologia di lavoro e la tipologia di utenti con cui ha a che fare, può anche riscontrare sofferenze, fatiche. Che lo psicologo può, su cui lo psicologo può sostenere, può andare a lavorare. Altri contesti in cui lo psicologo nell'ambito penitenziario può lavorare sicuramente è il contesto del tribunale di sorveglianza e dei tribunali in generale, anche ordinario, sia minorile che per gli adulti, in cui può essere consulente, può fare una parte di osservazione, nel tribunale minorile può anche fare parte del. Può diventare giudice ordinario e solitamente ha a che fare con varie figure sia all'interno del contesto penitenziario che all'esterno, quindi con avvocati, con i magistrati, con i giudici, con la polizia penitenziaria e con la polizia anche polizia locale, barra soprattutto carabinieri, soprattutto anche nei contesti in cui invece che esserci una detenzione vi è una misura di sicurezza, nel senso che un carcerato, data la sua pena, la lunghezza della sua pena, può chiedere misure alternative al carcere, che possono essere l'affidamento in prova a servizi sociali, la messa alla prova, la detenzione domiciliare, eccetera. Questo è un po' un aspetto che viene trattato all'interno dell'UEPE, che è l'ufficio di esecuzione penale esterna, in cui io attualmente collaboro come psicologa, in quello di Bergamo. E il mio ruolo all'interno dell'UEPE è quello di fare l'osservazione della personalità per questi individui che chiedono la pena alternativa al carcere e invece con soggetti che hanno già comunque una pena alternativa,
cercare di dare un sostegno, perché comunque le fatiche di affrontare una pena, che sia anche soltanto all'esterno del carcere, può essere impattante sulla vita della persona, e il tentativo di dare un sostegno anche loro nell'essere riabilitati all'interno del contesto sociale. Bene, per oggi è tutto, grazie, vi salutiamo e buon caffè!